Però prima di lasciare la parola ai relatori, che poi vi propongo di presentarvi mano a mano che intervengono, credo che sia giusto presentare e ringraziare chi ha raccolto il grande materiale fotografico che viene poi pubblicato e commentato in questo libro, che è il Predappiese Nanni, che credo sia concittadino di molti che sono presenti. Quindi, questa nome ci dice. Allora, io rivolgo a tutti voi un cordiale saluto. Sono contento che abbiate deciso di partecipare alla presentazione del libro Predappio al tempo del Duce. Questo per me è un sogno che si realizza: condividere la mia collezione sul ventennio a Predappio con i miei concittadini, con i predappiesi, con gli amici più cari, compagni di animate e divertente partite al marafone anche. Sono quasi 45 anni che raccolgo e colleziono materiale fotografico sul fascismo a Predappio, mosso dalla grande curiosità. Sono nato nel 1945, quindi dopo la caduta del fascismo, e fin da piccolo sono sempre stato attirato dal racconto delle descrizioni che molti anziani predappiesi facevano di quel periodo. Mi affascinava soprattutto la narrazione che un piccolo paese, il mio paese, fosse diventato l'ombelico d'Italia, forse anche del mondo, grazie ad un suo nativo, poi divenuto famoso uomo di governo, Benito Mussolini. Ho sentito di cercare immagini, non solo libri, documenti o giornali. Ero e sono convinto che l'immagine fotografica del mio paese sotto il fascismo mi aiutasse a capire l'Italia fascista, attraverso i volti, le circostanze, le celebrazioni, la vita quotidiana. Noi predappiesi abbiamo ancora oggi, e la viviamo, la responsabilità di essere concittadini di quel Benito che nel bene e nel male ha segnato le sorti dell'Italia e del mondo. Oggi la mia collezione fotografica, e solo ed esclusivamente sul fascismo a Predappio, è stata dichiarata di interesse storico nazionale dallo Stato italiano attraverso il suo Ministero dei Beni Culturali, rappresentato dalla dottoressa Elisabetta Riotti, soprintendente ai beni archivistici e bibliografici dell'Emilia Romagna, aiutata dal suo gentile ed efficace funzionario, il dottor Maggiorani, qui presente stasera con noi. A tutti e due il mio grande grazie e tutta la mia stima. Lo stesso ringraziamento schietto e affettuoso lo esprimo al professor Carlo De Maria, che ha fortemente voluto il catalogo che qui stasera viene presentato, e l'architetto Giancarlo Gatta, che in parte con tanta passione ha realizzato questo stesso catalogo. Ringrazio lo storico Mario Proli, profondo e attento conoscitore della storia predappiese. Grazie al parroco Don Urbano, che ha sempre e mi ha sostenuto, alla mia famiglia, sempre vicina e partecipe. Ringrazio infine i miei più cari e stretti amici, primo fra tutti Elio Casadei, tanto disponibile e generoso. Un significativo ringraziamento rinforzato dal mio abbraccio merita Franco D'Emilio, funzionario dell'archivio di Stato di Forlì, grande amico, anche se spesso insopportabile, devo dire, e spigoloso, come tutti i toscanacci. Senza Franco non avrei allestito la mostra Il Paese del Dittatore, con la quale tra la fine agosto e novembre del 2016 la mia collezione è uscita prima volta fuori dal buio. Grazie a lui è stato organizzato un ciclo di 3 conferenze su tematiche del periodo fascista. Soprattutto grazie a lui è iniziata la procedura affinché la mia collezione fosse riconosciuta di interesse storico nazionale. Senza il suo importante aiuto non ci sarebbe oggi il catalogo Predappio al tempo del Duce. Insomma, non riesco proprio più a liberarmi di lui. Concludo con un cordiale ringraziamento al Comune di Predappio e al suo sindaco Frassinetti per la disponibilità a consentire questa manifestazione. A tutti i predappiesi, al nostro Comune, alla sua amministrazione, dichiaro qui stasera di mettere a disposizione la mia collezione per ogni evento di iniziativa concreta e valorizzazione culturale.
perché a mio avviso, e concludo, questo catalogo per noi nati a Predappio è come avere in casa un album di famiglia. Grazie per la vostra attenzione. Quindi rinnoviamo grazie a Nanni, perché senza di lui e senza la sua pazienza questa pubblicazione non sarebbe stata possibile. E lo stesso Nanni ha citato prima il ruolo del Ministero in connessione proprio a quest'opera di raccolta, tutela, valorizzazione e promozione della memoria, anche di una memoria recente come può essere quella degli ultimi 70-80 anni. E quindi io cedo la parola al dottor Maggiorani, già evocato da Nanni, che è funzionario della Sovrintendenza dei Beni Archivistici e Bibliografici dell'Emilia Romagna e oggi rappresenta anche la Sovrintendente Ariotti, che è impossibilitata a partecipare al momento. Prego. Buonasera a tutti. Intanto anch'io ringrazio di questo invito. In realtà pensavo di parlare anche un po' dopo e quindi di lasciare ad altri il racconto del catalogo, cosa che poi comunque avverrà. In ogni caso, consentitemi di dire alcune osservazioni, fare alcune osservazioni su questo materiale che oggi appunto presentiamo in forma di catalogo. Intanto vorrei partire dicendo che abbiamo questa raccolta di Franco Nanni, che è stata portata alla luce in qualche modo, cioè dagli archivi privati, dalla custodia privata, è diventata un archivio sostanzialmente aperto al pubblico, che non significa aperto al forlivese, ma aperto a livello nazionale, perché di fatto è stato dichiarato in tutta Italia, si sa che questo archivio c'è, presente, può essere utilizzato per ricerca, naturalmente in accordo con il proprietario. Però questo ci dimostra come ci sia un giacimento, insomma, in Italia, che poco conosciamo, di archivi privati, archivi importanti, che ancora restano o non dichiarati, quindi non pubblici, o in altri casi ancora, diciamo, nascosti, poco conosciuti. E sono archivi, come quello di Nanni, che non sono affatto secondari, perché molto spesso queste piccole raccolte, in questo caso una raccolta fotografica, consentono di gettare luce su un pezzo di storia d'Italia significativo, nel caso appunto degli anni 43-45, come è il focus della raccolta, particolarmente significativo. Quindi il fatto che questi archivi possano essere messi a disposizione del pubblico e più in generale, diciamo, della ricerca, il Ministero dei Beni Culturali e la dichiarazione di interesse ha una finalità soprattutto storica, quindi a noi interessa che questo archivio possa essere tutelato, che significa che non debba essere disperso, che non vada disperso, ma che ci sia una garanzia che sia conservato, diciamo, per sempre, per quanto può valere il termine per sempre, in una, insomma, nei confini, insomma, delle cose e delle istituzioni. E che possa essere messo a disposizione dei ricercatori, degli studiosi, per farne, in questo caso già un catalogo, ma per farne anche ulteriori studi in futuro. Quindi l'auspicio è che, come questo fondo Nanni, altri fondi che possono essere presenti, possono essere via via trovati e dichiarati. Un'altra cosa che vorrei dire, a proposito della dichiarazione, è che la dichiarazione di interesse storico che viene fatta è un intervento di carattere legislativo che non viene dato a richiesta, cioè non è che Franco Nanni, attraverso Franco D'Emilio, quindi l'archivio è stato in Forlì Cesena, hanno chiesto alla sovrintendenza di avere l'archivio dichiarato e noi abbiamo messo un bollino, in automatico. La dichiarazione è una presa in esame della documentazione, e solamente se la documentazione viene giudicata veramente di grande interesse, allora può ricevere questo tipo di riconoscimento, che viene poi vistato a livelli anche superiori alla sovrintendenza. Quindi c'è una procedura burocratica anche abbastanza lunga. Noi siamo partiti nell'autunno del 2016 e abbiamo consegnato a Nanni la dichiarazione pochi giorni fa, siamo visti a Forlì forse 10 giorni fa. Quindi insomma è un lavoro abbastanza lungo, questo per testimoniare che questa dichiarazione è significativa di un riconoscimento reale per questa raccolta. È un riconoscimento che non toglie la proprietà
a Franco Nanni, ma che la tutela, la vigila e sottopone anche il proprietario ha degli obblighi di vigilanza, di salvaguardia e di discorrere. Quindi è un'operazione significativa, importante, e per questo credo che Nanni per questa ragione sia anche contento di averlo ottenuto. Un'altra cosa che volevo dire partendo da questa raccolta e anche dal materiale che ho visto nel catalogo, che avevo già visto a casa di Nanni a Predato, ma che poi ho visto nella selezione fatta, e che mi ha stupito da subito, insomma, di questo tipo di collezione, è la grande passione che voi stessi avete sentito, chi lo conosce lo sa, ma chi non lo conosce può aver sentito e colto anche da queste poche parole, la grande passione che anima Nanni in questa collezione. Ora, è tipico dei collezionisti, no? Avere passione per la propria collezione, ma nel caso di Nanni c'è una attenzione veramente particolarmente alta per la memoria, la salvaguardia della memoria, dell'identità e del suo territorio, cioè il legame di Predappio con Predappio e di Nanni evidentemente è molto forte e mi ricorda anche certi personaggi della letteratura, ma ovviamente un personaggio, ve l'ho anche riportato anche una frase ma non ve le leggerò, di Borges, che raccontando di un personaggio che era particolarmente legato alla memoria scrive di questo personaggio personaggio appunto che ricordava addirittura i crimini del pelo, del manto, del suo cavallo, per dire quanto cose volesse, fino a che punto volesse arrivare a fondo della conoscenza di un territorio, di un posto. E così, insomma, mi è sembrato anche Nanni che nella sua vita, per come ce l'ha raccontata, insomma, no, a noi quando ci ha presentato la raccolta, insomma, questa sua attività costante iniziata credo da ragazzino a raccogliere e sostanzialmente non è ancora finita, perché ci ha raccontato che sta continuando ad integrare la raccolta, questa passione l'ha veramente animato senza sosta. Perché l'abbiamo dichiarato il fondo di Franco Nanni? Cos'è di particolarmente interessante dal punto di vista culturale, che altri fondi possono anche, magari anche fotografici, non avere? Diciamo che gli elementi che assieme anche alla Chiesa di Stato, quindi assieme a Franco D'Emilio, abbiamo rilevato come elementi di particolare interesse di questa raccolta fotografica sono sostanzialmente due. Uno legato direttamente all'immagine di Mussolini e l'altra legata all'immagine di Predappio. Quindi questa doppia valenza dell'archivio. Per quanto riguarda Mussolini, l'aspetto di particolare interesse risiede nel fatto che